my text is very is the best text ever, and it's a chronicle of Minesweeper. Minesweeper, you know? Scopa, eh? No. Campo minato. Ciao! A little flag! It's a very intellectual text. Partito il tempo? Eh sì. Allora, Gabbiano apre le sue ali e vola. Le spalanca, il gabbiano mi fa pensare alla libertà. L'azzurro come il mare, il giallo come il sole, il rosso come il tramonto, il rosso come il gabbiano che vola tra i colori mi fa pensare alla musica digitale. Sono preso da te come un buffer di YouTube che scarica e scarica e non conclude, amore mio. Le parole sono frammenti di un discorso amoroso che resta incompiuto, come la connessione di Vodafone da Villa Stellone. Non ti sento più, al massimo di chat, che sia Skype o Facebook, lo sai, non è reale, perché hai beats, pure i tuoi. Non si può proprio sostituire il tocco delle mani. Ma che belli sti occhi castani, me li prendo fino a domani. Trullalla Marco, il mio bimbo grandino, dorme di là mentre mi dono. Nessun rimorso, godo e perdono. Poi domattina Alessandro mio bello, che dei miei 40 fai la metà, ti porto su presto all'università. Posso scansarmi, sapere che questo è un sapore da amare, guardare in faccia nessuno, colpirli, coprirli di lessi, filmini e ricordi. Ho visto moltissimi film, Auto dell'anno, formiche, fischiettare, opere d'aria, camomille, sedili reclinabili, lista della spesa, finanziamenti, film visti e rivisti, Shusha, thriller, operazioni di polizia, saperne di più, morire calandosi negli occhi suoi, bidoni, essere normale, capelli normali, pantaloni normali, cazzo lungo normale, peli pochi, pochi peli, tutto il resto normale. Sono un orco ad erce di 9 anni, i peli nelle orecchie, romanzi in salmì, controcampo, ho mai più visto mio padre. Da allora viaggio nuda, applicazioni difettose, registri di configurazioni, ego, reazioni, perquisizioni, levati le scarpe. Indago su una certa persona di nostra conoscenza, il furto è solo una bravata, danni verso terze persone, ti chiedo scusa. Perché non mi fotti a dovere? Sto a lavoro tutto il santo giorno e scusa tanto se quando torno vorrei qualcuno che mi faccia godere. Non fai mai niente, ti guardi attorno, eppure dovrebbe essere un piacere per te. Se solo tu potessi vedere quanti in ufficio mi ronzano intorno. Cara, so che sei una bella donna, per questo ho deciso di sposarti. E non mi pento, giuro sulla Madonna. Con le mani mangio un po' di pane. Prendo il cane, lo porto fuori, ci sono tanti odori, anche 2 rane. Poi il cane si ferma, si siede, ma non si siede. Sembra che si siede, ma sta un po' alzato, come uno che si siede, ma si accorge che non c'è la sedia, rimane piegato, non si schianta per terra. Guerra, serra, morra, ci stri, tri, tri, totama. Il cane che sembra che si siede, poi dietro gli cresce un altro codino, c'è la coda sua sopra, sotto, gli cresce un altro codino e poi si stacca. Sì, la cacca, vacca, sacca, polacca, perso la brocca, maresciallo rocca, preso un pugno in bocca e caduto il dente. La gente non si pente, ma qui poco si sente. Tutte le donne sante sono tante, solo una, lui tri, caro, caro, siete bene, scopa, ce l'hai qua. Che devo leggere? Che io vi devo leggere la cosa? E che l'ho dimenticata. Allora, vabbè, affanculo.
Bastardi tutti. Tu sai cosa vuol dire innamorarsi? Vuol dire colorarsi di vivo in quell'immensa e bellissima terra che è la vita. È difficile trovare i colori giusti, solo dopo anni puoi verificare l'autenticità e il valore, perché solo dopo anni il colore si intensifica e rende il tutto un vero capolavoro chiamato dolce vita. Sto qua. L'ultimo momento, e sono venuto all'ultimo momento, era probabilmente era meglio se stavo a casa anche, tipo anche a fare una sega. Questi atti impuri mi sono offerti dal mio libro infusi che potete comodamente il mio scopo è un altro, io faccio poesia verità, la perfo non sono delle donne. Vabbè, mi abbasso io. Cioè io stamattina ho lavato tutti questi vetri. E volevo dire questo, il mio scopo è dire questo, che poi è poetico perché il futuro è dei lavavetri. E io mi sto riciclando in questo mestiere, ma non mi hanno ancora pagato, tra l'altro. Poi dopo ne discutiamo. E mentre ero lì, sì, cosa? Al tempo è già partito con l'introduzione. Ah, sì, vabbè, sì. Il tempo vola e non si arresta un'ora, il tempo fugge, non si arresta un'ora, il tempo è una parola, il tempo. E poi mi confondo, so più cosa dire. Ah, sì, il nocciolo è che, tanto che lavavo i vetri, prima è passato un parrocchino che voleva lavarli lui, perché dice che gli rubiamo il lavoro, che ha anche ragione, sotto un certo aspetto, ma anche no. Poi, e questo è il punto forte, sono passati due un po' anziani, sui 25-30 anni, ma si vedeva che erano anziani, e io ero sulla scala e mi hanno fatto, sono passati e hanno fatto questa battuta che è forte, questo è forte, mi dicono... Lo sai cosa diventa la figa d'inverno? E la fai, il sacco a pelo del cazzo. Io, momenti cadevo dalla scala. Anche noi. E quindi, questa è una poesia di denuncia! Perché non si possono dire delle cazzate così fuori dalle vetrine e poi vabbè. Io ho finito, andato un po'. La carica! È tipo! A questo punto dobbiamo fare, porta in porta. Fabio Volo, le tegole sono rosse, di un rosso rosso, come un rossetto rosso. La vita è una tegola, io, Fabio Volo, sono una tegola. Che reagite? Sono Ermoccia, panzuto professionista, vendo lucchetti ormonali, li peso, li spaccio, li mono. Dico ai ragazzini, se gli porgi un vaso di viole bene, se gli dai un bacino bene, se gli fai una pugnetta meglio. Sono la commessa che ti dice... Ma sei a 19 euro, sono un massaggio di un nanosecondo, una volta al mese per 13 mesi, sono 19 euro. Sono un lucchetto, un massaggio, Fabio Volo, gruppo, moccia. Teo Calù. Grazie. Adesso vi racconto un aneddoto, una barzelletta poesia, esatto. Però anche poesia è anche barzelletta. Esatto. Anche poesia. Ah no, ma non sono qua. Simpatico. Ah io, niente di tutto ciò, è simpatico, ah io, è saldo. Quando l'hanno crocifisso. Vaffanculo, prossima volta scelgo testa. L'ho visto in discoteco, piegato era, mi salutava, aiù. La gente gli piace vendere i libri a Sassari e il libraio fregato è perché gli rubano il lavoro. Una volta ero libraio, ero a Sassari, ero in tassì.
ma non è sano. Io ho dei libri, no? Io ho dei libri. Perché venderli devo. Devo. Te comprare me li devi. Si beve del vino canonato leggendo un libro comprato in libreria dal libraio a Sassari. Ho visto un mio amico, gli piace molto il Porcello, il libraio, un altro, è bravo, anche il POS, è di Cagliari però. La parola. Fai la foto stavolta? Sì. Venau da Joacau a trovare un librao fanatic di Canonau e parlau di anti impurau. Chi tu può comprau per un rau da Sergio Garau, che ci scassau lo cazzau con l'abbonamentau. Beppu, tu sei libraio, io ti amo, tu mi feci conoscere Guido Catalano. Che lo so che non vale scrivere tutto con la U per fare il sardo, ma il sardo per definizione è bastardo. E i libri, per esempio, Piccolo Bastardo racconta, 10 euro ragazzi, e Grau è con la U, è un caso, Diana è sardo ma è con la A, è un sardo a metà, o no? Io il cibo che preferisco e il pane frattau, una zuppa fatta con il pane calasau. Quindi in Sardegna ho capito, la U spacca. E infine amo gli sparaiuri che una U nel nome ce l'hanno. E lo so, questo finale è ruffiano, ma abbonatevi a Timpuri. Ce l'avete capito, sono un super ruffiano, io, U. Citazione di Centano. Che potrà scegliere il premio che vuole, tra l'altro. Sto guardando te, c'è una ragione. Però iniziamo dal basso. Quindi, quarto classificato, anzi, prima... No, sì, però si inizia dal basso. Scegli il premio migliore. Quindi, quarto è Andrea Passo. Ho fatto apposta fare questa battuta. Teo Scalè. Che potrà scegliere uno dei famosi fantastici premi. La cosa più bella, che poi anche la più brutta, è che io lavoravo là, sono passato qui, vi ho visto soltanto come tempo, adesso ho vinto. Dio, facciamo una cosa, che il cielo mi fulmini se lo dico ancora una volta. Voglio vedere, padre. Dio, fatto, boom, cade la setta, ammazza la suora e senti il cielo. Dio, ho sbagliato. Non ha capito nessuno. Adesso lo posso dire, io ho apprezzato molto di finire con Cagliari, di finire con Cagliari, stati con Sassari. Cioè, non devi giustificare. Allora, viaggio arrivato. Viaggio a Amsterdam e viaggio a Sardegna. Bene. Prendono due viaggi, Amsterdam e in Sardegna, per due, tutti e due, non accogliamoli, scogliamoli via. La serata sta proprio volgendo al termine. Dai, che dobbiamo dormire! Dal bagno il giurato antipatico. Da sola, fischi la rivista attenzione. Se vuole. Perfetto. Allora faccia tipo il giurato più antipatico, ovvero Francesco. Ovvero quello che reggeva uno dei premi che è sfuggito. Ecco qua. Bene, direi che abbiamo finito.